Ho fatto una cavolata. Siccome è poco che ho il microonde, io mi distraggo, nel senso che lo accendo e poi, siccome ho la testa sempre fra le nuvole, sono andata a fare i cavoli miei e questo è il risultato. Volevo bermi un caffè, ma a metà mi è andato qua. Allora adesso ti faccio vedere a pulire, sia la tazzina, perché adesso mi bevo il caffè, intanto che siamo in video, mi bevo il caffè e ti faccio vedere a pulire il caffè. La tazzina del caffè che è sporca anche qua e anche questo solo ed esclusivamente con l'acqua e questi panni in microfibra. Allora, questi panni sono al di là del colore perché puoi scegliere il colore che vuoi, io li ho scelti di due colori diversi, ma così per sfizio mio. Allora, ci sono questa parte qui. Spero che si veda, che è un po' più morbida, che è per lavare i piatti e i bicchieri. E poi ti racconto la differenza tra i due panni. E questa che è molto più, diciamo che gratta, in parole molto semplici, che gratta. Ecco, questa è per lavare i piatti. Anche questa è per lavare i piatti, ha la stessa fibra per i piatti e per i bicchieri, per lo sporco meno sporco e qua proprio per grattare. In dialetto cremonese si dice errit, lo sporco. Ecco, la differenza tra queste due qua è semplicemente la forma. C'è chi è più comodo a pulire con la spugna e c'è chi invece è più comodo a pulire con questo panno qua. Per i piatti, io pulisco sempre anche il lavello. E per le pentole, per le stoviglie. Allora, la prima cosa da fare è risciacquare il panno, lo strizziamo. Adesso ti faccio vedere questo solo con l'acqua. Ovviamente questa parte qua, in questo caso qua, quella che gratta non serve perché alla fine qua non c'è niente da grattare, non è sporco da tanto tempo, è appena sporcato. Ecco. Si risciacqua per bene, magari si apre un po' meno l'acqua così se ne consuma di meno. E io ho pulito il mio piatto del microonde solo ed esclusivamente con acqua. Ti faccio vedere anche, vabbè, a parte qua, così che puliamo bene anche questo. Strizziamo bene la tazzina che è sporca, la puliamo solo con acqua. Allora, ripeto, c'è chi si trova meglio con questo panno e c'è chi invece si trova meglio, cioè con la spugna, e chi si trova meglio con questo panno. Hanno la stessa funzione, ok? Io ultimamente sto lavando i piatti quasi esclusivamente solo con questo e la sua pasta. Allora, guardate, io spero tanto che si possa vedere perché c'è una luce schifosissima, però guarda, in pochissimi secondi sono fantastici, cambiano la vita perché pensate, allora, hanno una durata molto lunga, fino a 2 anni, ovviamente dipende da quanto li utilizziamo. Questi panni qua per i piatti, io che non ho la lavastoviglie, che li utilizzo praticamente non so quante volte al giorno, ho la certezza che non mi durano 2 anni. I panni dei vetri, che sinceramente io non so tu quante volte fai vetri alla settimana, all'anno, al mese, scrivimelo nei commenti. Io li faccio al bisogno, non ho un'esigenza particolare. Se piove per una settimana, non è che tutti i giorni mi metto a pulire i vetri, anche se sono sporchi, pazienza, il tempo è un dono prezioso. Quando smette di piovere, li faccio. D'inverno, se magari piove sempre, magari un giorno ho pietà di loro e allora li faccio, ma proprio perché sono stanca di vederli così sporchi, ma tanto so che poi quando piove si risporcano ancora. Quindi quelli lì dei vetri sicuramente durano di più rispetto a questi. Però possiamo pulire la casa, la macchina. Possiamo pulire tutto in casa quasi esclusivamente senza detersivi, solo ed esclusivamente con acqua. Abbiamo solo due detergenti che farò dei video particolari. Scrivimi nei commenti che cosa vuoi vedere perché,
Vedremo pulire il forno, vedremo pulire un piatto della doccia veramente slercissimo, trascurato da anni. E una cosa per volta vedremo qua nel canale perché sono veramente entusiasta. Baci.